Voi che se sei così gentile di venire qui questa sera e grazie per questa disponibilità, perché come ricordava qualcuno sta iniziando a venire bel tempo, c'è il sole, fa caldo, inizia a fare caldo e quindi non è neanche semplice distogliere il proprio tempo, perché poi ne abbiamo sempre meno, perché si va sempre tutti di corsa per venire a fare queste cose. Perché facciamo queste cose? Fabrizio è andato un po' già avanti, perché tanto un anno fa, se vi ricordate, qualcuno c'era qui, non tutti, stavamo decidendo se candidarci o se alle elezioni comunali che si sono svolte poi a giugno, oppure fare altro. Decidemmo di non partecipare e l'ultima volta che fisicamente ci siamo visti eravamo qui a mangiare una pizza e eravamo tutti carichi per andare al voto. Poi purtroppo io invece ho tirato fuori quella proposta e qualcuno è rimasto un po' deluso. Ma abbiamo fatto bene per un semplice motivo, perché non c'erano le condizioni oggettive per andare a partecipare a quelle elezioni. Avremmo perso tempo, denaro, fatica e quant'altro, quindi purtroppo abbiamo dovuto segnare il passo. È passato un anno, perché era marzo, credo, quando stavamo qui, marzo-aprile. Sono successe tante cose, si è votato al Comune, si è votato alla Regione, si è votato al Governo, quindi insomma tante cose sono accadute. Voi mi direte, sostanzialmente non è cambiato nulla, perché i problemi restano sempre gli stessi, le questioni da fare sono sempre quelle. Tante cose non vanno come non andavano prima, nonostante sia cambiato il governo nazionale, quello regionale e quello locale. Adesso io cercherò velocemente di farvi partecipi di quello che abbiamo fatto insieme, io, Paolo e Fabrizio, in questi mesi. Chiaramente, come ha già anticipato Fabrizio, senza avere un rappresentante in Consiglio Comunale che ci potesse aiutare o che noi potessimo aiutare a sviluppare queste problematiche. Perché ovviamente avere un rappresentante dentro le istituzioni fa la differenza rispetto a non averla. Però nonostante questo, poiché comunque qualcosina ce la ricordiamo, qualcosa l'abbiamo imparata, un po' ce la battiamo, andiamo a cercare, qualche cosa ci arriva un po' così da qualche parte, le cose più o meno le vediamo purtroppo. Come ha ricordato sempre Fabrizio, questa sera avevamo invitato il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali tutti quanti, non mi sembra di vederli qui insieme a noi. Poi faremo una seconda parte, se ci riusciamo, anche sugli aspetti extraterritoriali, non soltanto su Grottaferrata. E poi, ripeto, mi piacerebbe che tutti voi, anche solo per un saluto, prendesse la parola e ci diceste quello che pensate o i problemi che magari state vivendo sul territorio e che qualcuno come noi può intercettare e magari portare avanti. Noi ci siamo focalizzati su tanti aspetti in questi mesi, però in particolare quello che ci preme di più, anche per l'importanza economica, per la valenza e per l'impatto, è quello dell'ex mercato, dell'ex parco Traiano, dell'ex hotel Traiano. Voi ricorderete, chi è di Grottaferrata ha presente più o meno di cosa parliamo? Tutti sanno orientativamente? Avete presente? Sì. Questo problema che ricordava anche Fabrizio si trascina da anni, 17, 18, 16, adesso non ricordo bene, credo che fosse il dicembre 2006 quando è stata approvata la variante al piano regolatore che prevedeva un intervento in quella, ricordate che lì c'era un albergo molto famoso negli anni 60-70, poi è fallito, è rimasto abbandonato, è venuto qualcuno, si è comprato, ha rilevato all'asta credo l'area e dopodiché ha proposto al comune una operazione urbanistica sostanzialmente di scambio, un piano integrato di intervento dicendo noi chiediamo di variare la destinazione d'uso di quell'area, che era soltanto terziaria, turistico ricettiva. Io ci andavo a fare il bagno in piscina, giocavamo a tennis da ragazzino, al centro di Grottaferrata, una cosa bellissima, poi purtroppo la proprietà non è riuscita a gestire e è andata a gambe all'aria. È stata approvata questa variante al piano urbanistico, trasformando parzialmente anche in residenziale. Sono stati concessi 35.000 metri cubi, un po' residenziali, un po' commerciali al privato. Il privato doveva restituire al comune come interesse pubblico una serie di opere. Il parco che abbiamo, che è stato inaugurato due o tre volte addirittura da più sindaci, da Kerfi, da Mori, l'altro poi ce lo inaugura pure a noi. Questo per dirvi come sono state trattate le cose. Poi doveva soprattutto essere demolito quel mostro del mercato coperto che ancora sta lì a via Principe Amedeo e più altre opere, diciamo, accessorie, perché oltre alla demolizione del mercato si doveva anche realizzare una sala polifunzionale e una piazza sopra, quindi la sala doveva venire raso strada e sotto c'era questa sala. Ci sono stati una miriade di problemi, fondamentalmente il sindaco Mori, che si è trovato il piano approvato dalla regione 2010-2013, ha calcato un po' la mano sui privati chiedendo di più rispetto a quello che aveva già chiesto la giunta Kerfi in termini di opere pubbliche
in cambio della variante urbanistica, perché riteneva che non c'era equità tra il valore di mercato di quell'intervento dei privati e quello che in cambio avrebbe potuto restituire al comune. Quindi li ha un po' pressati per diversi mesi, è riuscito a ottenere un atto d'obbligo, perché c'era già stata una convenzione firmata che prevedeva ciò che doveva fare il privato e ciò che doveva fare il comune, un contratto. Dopodiché Mori ha chiesto un atto d'obbligo aggiuntivo, così si chiama, quindi però una promessa più che altro, una liberalità che ha aggiunto altri soldini teorici a questo intervento. Il valore iniziale era di circa 6 milioni e mezzo di ciò che doveva essere dato al comune in cambio. Il valore ovviamente dell'intervento residenziale e commerciale era quello che era dell'epoca, perché quello poi varia in base al mercato, no? Quello che era ovviamente nel 2010 non è certamente più oggi, e poi anche questo sarà un motivo di riflessione. Dopo questo tira e molla tra Mori e i privati si è arrivati a una conclusione: queste opere devono essere garantite con una fideiussione, perché se non lo sapete il comune fa un contratto, se quel contratto non viene onorato dal privato il comune prende la fideiussione, la escute e fa le opere con quei soldini a garanzia di quello che doveva fare il privato. Purtroppo così non è stato, le fideiussioni, poi magari Fabrizio ci dirà perché lui non ha la stessa visione di quella che abbiamo noi, non sono state diciamo perfezionate, ecco, mettiamola così. Arriva la nostra amministrazione nel 2014, si trova la cosa ferma, parliamo con i privati lamentano che dopo 3 anni i rotti ancora non sono riusciti a realizzare nulla, noi contestiamo questo problema delle fideiussioni, si rimette in moto un po' tutto, il dirigente dell'urbanistica che io nominai ha faticato 3 o 4 mesi a rimettere insieme tutte le carte, perché stavano sparpagliate per tutto il comune, un po' sotto, un po' sopra, un po' da una parte, un po' dall'altra, e una parte non l'ha mai trovata, almeno fino a che sono stato sindaco io, poi non so se dopo le hanno trovate. È stata costituita un organismo che si chiamava Commissione di Alta Sorveglianza, che era prevista per legge ed era perché per il valore dell'intervento e per le cubature rilasciate, che doveva essere istituita fin dall'inizio, non era mai stata istituita. Ci fu una polemica delle minoranze che erano molto attive su questo problema. Oggi nessuno ne dice nulla. La sinistra, che era minoranza dei 5 Stelle, continuamente presentava mozioni, interpellanze e interrogazioni su questa cosa. Giustamente, perché questo deve fare una minoranza, deve incalzare e controllare quello che fa chi governa, chiedendo sempre spiegazioni e quant'altro. Da due di queste interpellanze e interrogazioni, se le andate a cercare, stanno ancora sul sito del comune. C'è tutta la storia raccontata che fece l'architetto Scarpolini, che era il dirigente, riepilogò tutto quanto al 2015. Sostanzialmente trovammo, come raccontava Fabrizio, adesso cerchiamo di... c'era sempre il problema delle fideiussioni, ci fu anche lì un po' di frizione con i privati, alla fine trovammo la quadra. La quadra era che si incaricava un professore di estimo dell'Università La Sapienza di Roma di riattualizzare tutto l'intervento. Stiamo parlando del 2016, erano già passati 10 anni dall'approvazione della variante urbanistica e 6 dall'approvazione della regione, perché l'intervento dopo il comune l'ha approvato definitivamente la regione Lazio. Questo professore doveva rileggere tutta la storia, cioè doveva dire il valore del privato, che magari nel 2010 era 100, oggi con la crisi di mercato, l'aumento dei prezzi, l'Istat, l'IVA, è X. Il valore delle opere che il comune ovviamente a questo punto deve avere indietro non è più quello di prima, ma può essere X più Y o X meno Y. E poi doveva presentare questa relazione al comune, che poi l'avrebbe discussa col privato e su quella fare un'operazione che si chiama accordo procedimentale. Non so chi ha fatto diritto amministrativo, è praticamente è disciplinato all'articolo 11 della legge 241 del 90. Praticamente è un contratto che viene riscritto e integra quello già precedentemente fatto. Per cui questa era la prospettiva. Dopo che abbiamo avviato, come ricordava Fabrizio, la procedura per l'accordo, qualche giorno dopo sono stato sfiduciato, cioè neanche sfiduciato, si sono dimessi i consiglieri e è finita l'amministrazione. Quando Andreotti è stato eletto nel giugno 2017, ha trovato questa relazione consegnata al comune da una settimana circa, quindi ce l'aveva pronta e doveva soltanto portarla, doveva leggersela, valutarla con la sua maggioranza e col consiglio e poi decidere se quello che aveva scritto questo professore era giusto oppure era sbagliato. Ci risulta che c'erano 3 ipotesi di soluzione. Ci risulterebbe perché questo documento non siamo mai riusciti a vederlo, non è mai stato pubblicato da nessuna parte, però è citato negli atti dei verbali delle varie riunioni e di commissione urbanistica e di consiglio. Andreotti questa cosa l'ha completamente elusa, non sappiamo perché, ma così è stato. È iniziato un balletto
col privato che intanto reclamava la chiusura dell'accordo che aveva sottoscritto con l'amministrazione Fontana anni prima. È passato un anno, ne sono passati due, ne sono passati tre. A un certo punto c'è stato anche il Covid, come ricorderete, 2020. Nessuno in Consiglio Comunale incalzava l'amministrazione a procedere su quello che era stato concordato prima o quantomeno ad affrontare questa cosa. Nel frattempo il mercato coperto stava sempre lì, il parco stava sempre lì, tutto era fermo. A un certo punto Andreotti vira, fa un'inversione a U sostanzialmente e intraprende una procedura di accertamento tecnico preventivo. Non so qui chi conosce cos'è, è una sorta di precontenzioso, cioè il comune si è costituito come parte ricorrente giusto presso il Tribunale di Velletri come se avesse delle colpe. Quindi ha fatto un passaggio presso il Tribunale dicendo: caro Tribunale, nomina un CTU che rilegga tutta la storia e dica quale può essere un accordo congruo tra noi e la società privata che si chiama Coveli, la sanno tutti, Coveli SRL, che è quella che rappresenta la proprietà, diciamo, economica dietro questo intervento. Allora, non capiamo perché sono passati 3-4 anni quando c'era già quell'accordo scritto. Ci risulterebbe che questa proposta che il Comune è andato a discutere in Tribunale, o comunque che ha imbracciato il Tribunale, l'ha fatta il privato. Non capiamo perché, perché il Comune non è che avesse difficoltà a dire la sua. Certo, c'erano delle mancanze sia dall'amministrazione comunale sia del privato, quindi non è che siano esenti tanto il pubblico quanto il privato da colpe, ma questo non significava nulla, perché il Comune, se voleva, aveva la strada per risolvere il problema. Però ha deciso in questo senso. Poi Andreotti è stato a sua volta fatto cadere come sindaco dalle dimissioni di nuovi consiglieri il 26 di novembre del 2021 e il giorno dopo, esattamente il 27, che era un sabato, è andato a firmare questo accertamento tecnico preventivo che chiudeva in certo modo la storia del Traiano, facendo perdere 5 milioni di euro al comune di Rottaferrata rispetto agli originali circa 10 milioni che prevedevano la convenzione e l'atto d'obbligo. Cioè lui ha, secondo noi, si è calato le braghe, inspiegabilmente, è un modo di dire ovviamente ironico, cioè l'amministrazione che aveva comunque 10 milioni di opere potenziali ha accettato di decurtare al 50%, non capiamo perché, ma l'ha fatto firmando il giorno dopo che era stato sfiduciato. Purtroppo le dimissioni non erano state protocollate, quindi Andreotti era almeno formalmente, se non magari moralmente forse non so, ma comunque formalmente era ancora sindaco, perché poi il lunedì successivo le dimissioni sono state protocollate, il prefetto ha nominato il commissario preventivo e è finita l'amministrazione Andreotti, però lui quel sabato ha firmato questo accordo. Tutto ciò è avvenuto senza passare per il Consiglio Comunale né per la Regione, che erano i due attori che hanno comunque fin dall'inizio portato avanti queste procedure. Questa è un'altra anomalia. Secondo noi però c'è un problema di fondo, e qui torniamo alla proposta che diceva Fabrizio, cioè quella che ultimamente abbiamo dato al sindaco di Bernardo, e cioè che dentro tutti i vari percorsi c'era già una soluzione che poteva essere individuata al di là di quella relazione di cui parlavo prima, e cioè, ne abbiamo parlato più volte in varie sedi, le due proprietà che voi conoscete come il mercato coperto comunale e il Palazzo Cutter, dove stanno i vigili urbani e i servizi sociali, avete presente via di Rottaferrata, sono leggermente sovrapposte erroneamente dal punto di vista catastale, perché quando è stato ristrutturato il vecchio palazzo comunale qualcuno si è sbagliato e non ha delimitato bene catastralmente la proprietà del palazzo Cutter, che è andata a sovrapporsi erroneamente a quella del mercato coperto. La società che doveva fare l'intervento del Traiano ha sempre voluto dire che non era possibile buttare giù quel mercato coperto, prendersi l'area e procedere, perché c'era questo dentino che si sovrapponeva. La nostra proposta di delibera fatta di Bernardo e raccontata in tutte le salse per anni è proprio quella di dire: variazione catastale, che quanto la può fare anche il dirigente dell'urbanistica, può provocare una variazione di 5.000 euro sull'impianto economico dell'intero convenzione urbanistica, e dopodiché il comune può dire: prendi il mercato, demoliscilo e fai quello che devi fare. E invece questo non lo vuole fare nessuno. Allora, perché questo non lo vuole fare nessuno? Noi pensiamo, ma ovviamente non lo possiamo certo dimostrare, che Andreotti aveva fin dall'inizio deciso di andare verso il mantenimento del mercato coperto, l'ex mercato coperto, tant'è vero che poi ha chiesto i fondi PNRR e li ha ottenuti, anche se utilizzando una delibera che secondo me non è molto corretta, perché contiene un progetto di un professionista privato, un architetto privato, che è stato preso e utilizzato come se fosse del comune.
L'abbiamo detto anche questo in tutte le sedi, finora nessuno ci ha dato retta. Procure, Corte dei Conti, eccetera. Quindi secondo noi, ancora oggi, se Di Bernardo avesse voluto, se volesse, se vorrà, con quella proposta di mozione di delibera che gli abbiamo dato, potrebbe dire, ok, ufficio tecnico prendi, accatasta diversamente le due aree, che poi sono due aree pubbliche, come ha sempre ricordato anche Paolo, quindi non è che c'è un privato e un pubblico che si devono mettere d'accordo, è il comune che deve distinguere semplicemente le sue proprietà, che sono entrambe sue, ma deve solo stabilire che una è un po' più piccola e una è un po' più grande, o viceversa. Dopodiché potrebbe chiamare il privato e dirgli procedi e fai quello che devi fare. Ovviamente il privato a quel punto potrebbe anche dire, ma come, siamo stati 5 anni a discutere di fare questo, di fare quello, e no, non va bene. Va bene, io però ho la fiduzione, me la prendo, la escudo e faccio le opere, poi andiamo in causa, discutiamo, facciamo quello che vogliamo. E contestualmente i soldi del PNRR, e veniamo all'attualità, si potevano anche utilizzare per fare altre cose, perché non credo che a Grottaferrata ci sia bisogno di tenere in piedi quel mostro, farlo diventare il palazzo lì, il teatro Pirandello della cultura, ma forse si poteva fare una scuola nuova, si potevano fare strade nuove, si potevano fare infrastrutture che sicuramente erano più urgenti. Questa è la verità. Adesso io l'ho sintetizzata per quanto possibile, per quanto mi servivano pure le lastrine, ma non è un problema. Tutte le amministrazioni dopo di noi non hanno portato avanti questo discorso, scusate, non perdo filo, dell'ipogeo, così si chiama quella parte di superficie che sta sotto il mercato coperto, l'ex mercato coperto comunale. Tutte quante